Buongiorno, come state? Tutto bene? Sono contenta di essere stati insieme anche in questa prima parte di ritorno dalle vacanze, come insomma nuova stagione. Eravate veramente tantissimi, ma mi ha fatto piacere soprattutto chiacchierare con voi, scoprire cosa avete fatto quest'estate, insomma i viaggi che avete fatto, tanti li avete fatti in camper, Provenza, Camargue, chi è rimasto in Italia, chi ahimè non ha potuto fare le ferie, ma va bene. Diciamo che comunque secondo me avrà trovato comunque qualche giorno piacevole nonostante abbia dovuto lavorare. Abbiamo parlato di creme solari, abbiamo parlato di cibi, abbiamo parlato come sempre di quello che è un po' lo stare insieme e anche un po' di quelli che sono diciamo così gli appuntamenti che vi ho raccontato quest'estate, delle mie vacanze, dei posti anche naturisti. Qualcuno di voi mi ha fatto delle domande interessanti anche sul naturismo in Italia, sui luoghi, sulle spiagge anche all'estero e devo dire che sicuramente avrò modo di cercare anche l'associazione Anita e insomma magari fare anche qualche domanda perché sarebbe bello approfondire anche tramite le vostre domande, insomma curiosità non solo. C'è chi ha detto che in qualche modo insomma non ama fare naturismo, ma non importa, ognuno si deve sentire libero di fare quello che più gli piace senza giudicare, senza venire giudicato. Questo un po' lo diciamo sempre, quindi questo è un leitmotiv che continuerà ad esserci anche nella nostra nuova stagione. Per il resto, che dire? Mi ha fatto piacere sapere che state tutti bene. La mia abbronzatura, qualcuno mi ha detto: ah, è un'abbronzatura. Ebbene sì, l'abbronzatura quest'anno l'ho curata, nel senso che non ero di quelle che stavano sempre a prendere il sole, ma forse ho messo più crema solare di protezione e questo sicuramente è servito a far sì che l'abbronzatura rimanesse forse un po' più omogenea. Il vestito, avete detto che vi piaceva, mi piacciono questi colori sgargianti, insomma, questi colori che richiamano anche il mondo etnico e io adoro. La parte etnica, l'avevo presa in Sardegna l'anno scorso e i braccialetti, vi ho raccontato anche un po' la storia dei miei braccialetti che arrivano dalle vacanze che ho fatto e i posti per ricordarmi i posti belli dove sono stata, quindi insomma c'è stato, vabbè, questo dell'amicizia del partner, poi c'è questo qua che ho preso quest'anno a Minorca, questi della Forocean che vi dicevo, recuperare la plastica in mare e poi realizzano braccialetti, questo l'ho preso in Sardegna, questo l'ho preso in Grecia e questo mi era stato regalato per San Valentino. Ecco, questi un po' i miei bracciali, non arriverò ad averne fino qua, però insomma mi piace ogni tanto guardarli e ricordarmi anche un po' di cose. Sicuramente anche voi, insomma, avete magari qualcosa che portate addosso e che vi ricorda magari un luogo piuttosto che un'esperienza. Detto questo, insomma, siamo tornati senza vinile, ma la prossima settimana vi prometto che prenderò un vinile, che parlerà magari di viaggio, tanto per chiudere un po' il nostro viaggio estivo e poi buttarci nell'autunno e vedere un po' che cosa ci regala l'autunno. Sicuramente tante feste, tante fiere, abbiamo parlato anche quella della Gallina Bianca di Villanova d'Asti che Alan ci ha suggerito, interessante, che si allevava già nel 700 ed è anche un presidio allo slow food, questo è molto interessante anche da raccontare e a questo punto se avete delle fiere da suggerirci, beh, potete farlo e andremo a raccontare anche queste fiere. Non mi resta che augurarvi sicuramente una buona giornata, mandarvi un bacione e ringraziarvi perché, insomma, direi che questa prima puntata è partita col botto. Grazie, ciao, un bacio, ciao!